paura. Sono là e io ho paura. Ho paura anche vicino a te, Ettore. È la prima volta che mi accade di avere paura vicino a te. È dappertutto. E cresce. Come allora. La paura da bambino. Come da bambino, dietro a quella porta c'è il nemico. Una vecchia conoscenza. Proprio come quando venivo qui, nel salotto della mamma, a rifugiarmi da lei per la paura dell'altro. Devo dire l'altro. Faccio sempre una terribile fatica a dire mio padre. Non avere l'amore impaziente, verrà. Mia sorella Giuditta è puntuale e definitiva come l'altro, come suo padre. E si sapevano sempre ciò che si deve fare. Giuditta e il giudice Numa erano quelli del peso giusto. I problematici. Eravamo io e la mamma. I disponibili, diceva Giuditta. E i provvisori, aggiungo io. E i favolosi e gli spalancati. Su questa poltrona allora sedeva la mamma. Ricamava. Dalla mattina alla sera. Ricamava. Cristallizzata nei suoi pizzi. Ed io, davanti a lei, col capo sulle sue ginocchia. Io e la mamma avevamo un segreto. Essa aveva ricamato, per me, non per Giuditta, un vestitino bianco, sottana e camicetta. Talvolta me lo faceva indossare. Stavamo qui, chiusi, ore intere, come due colpevoli. La mamma e la sua bambina. Io so che la mamma avrebbe voluto che io fossi stata una bambina. Ero invaso dalla gioia di aver paura. Per potergli offrire, come un dono, il mio odio contro di lui. E perché non dovremmo essere una famiglia di pazzi? Il diritto di essere pazzi, capisci? Questo, Ettore. Il diritto di disporre delle proprie eredità. Il padre di lui, mio nonno, giudice anch'esso. Tutti giudici in famiglia. Si suicidò. Tu non capirai mai perché. Si suicidò perché un assassino, dimostrato e confesso, un momento prima che Sua Eccellenza potesse dire, esprimere la sentenza di morte, si era sparato in bocca. Signori, entra la corte! Quello puff! Crepato, lì davanti. Era uno spalancato anche lui. Il giudice si sentì irresponsabile, o qualcosa del genere. Venne a casa, cenò come tutte le altre sere. Poi andò nel suo studio e si bruciò le cervella. Eppure la sentenza era di morte. Aveva faticato una settimana per fargliela appioppare, ma si sentì responsabile. La giustizia non l'aveva potuta pronunciare, capisci? Se l'avessero ucciso, fucilato i carabinieri la mattina dopo, allora tutto regolare. Una questione di orari. E ho fatto corsi di recitazione prima, al periodo liceale. Ad Avellino, sono di Avellino. 22. Porto un pezzo di Carlo Terron, l'apertura di Giuditta.